Italia ma anche a Modena e provincia. Sì, l'operazione odierna ha consentito di smantellare un'organizzazione che era in grado di importare inconsistenti quantitativi di hashish e di cocaina ed era in contatto con altre reti di distribuzione anche all'estero. Lo snodo era rappresentato dal gruppo di Sassuolo, che svolgeva sia attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita, sia attività di spaccio al dettaglio. Questo gruppo come era costituito? Era costituito da componenti di nazionalità italiana e marocchina, il quale il ruolo di organizzatori spettava soprattutto ai cittadini stranieri. Ci sono anche due donne? Sì, esatto, in ruoli diversi, perché di una ad una si attribuisce un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione, mentre l'altra era coinvolta nell'attività di spaccio minuto. Come si svolgeva l'iter della distribuzione della droga? E diceva smistata a Torino. Sì, il canale di importazione è rappresentato da alcuni soggetti individuati nella città di Torino e il ruolo dei sassuolesi era quello soprattutto di mettere in contatto il destinatario finale con l'importatore, e per fare questo offriva anche dei propri canali di trasporto, e cioè corrieri. Ecco, l'attacco allo spaccio di droga è un lavoro che state portando avanti da tempo, già dall'anno scorso i dati parlano insomma di un lavoro intenso. Sì, purtroppo l'economia e il mercato della droga non conoscono freni, soprattutto in questo momento. Ne consegue che rappresenta un'attività strategica per le forze di polizia incidere sul fenomeno, sia a livello di spaccio minuto sia a livello di distribuzione. In questa prospettiva, nel corso di quest'anno sono stati effettuati 3 operazioni importanti. Una su Carpi, che ha consentito l'arresto di 2 persone e il sequestro di 5,5 kg di cocaina, pura al 70%, quindi ulteriormente raffinabile, di 17 kg di marijuana a Campo Gagliano, e poi l'operazione odierna.